Ciao, salve a tutti, vediamo un attimo la situazione sul petrolio con il 3 mesi sotto abbiamo il momentum. Da questo livello di doppio minimo c'è stata una ripartenza che però è fermata subito su quest'area di resistenza in area 60 dollari e quindi parliamo anche di una soglia psicologica. Su questa resistenza abbiamo poi avuto la candela di 2 sessioni fa che è una candela chiaramente rivalsista, una Marubozu perfetta. E quindi quello che c'è al momento da prendere ben chiaro è che questa candela è quella che muove, che adesso comanda gli swing per alcune sessioni. Il momentum è ancora sopra la linea dello zero e quindi l'ottica di fondo può restare rialzista, ma una candela del genere ci fa presupporre che potremo avere ancora qualche sessione di discesa, soprattutto perché si va formando quello che è un piccolo pennant. Il pennant è una piccola fase di pausa nell'arco di una discesa. Quindi alla rottura dei minimi della candela odierna, quindi sotto i 56,50, potremo avere una prosecuzione della discesa per avere un altro storno. Quindi è possibile anche a questo punto vedere torna il prezzo in area 51 dollari circa, che è un livello supportivo sicuramente interessante, anche nel passato è stato più volte sentito come livello di swing. Quindi personalmente per trade di brevissimo periodo in rottura dei minimi della candela odierna, quindi sotto 56,50 con target in area, questo livello dove si formerebbe quindi un triplo massimo. Mentre viceversa, se dovessimo avere una ripartenza, quanto me l'aspetti, va chiaramente ipotizzata una ripartenza. Solo la rottura di questo livello, che ha ben funzionato da resistenza, quindi solamente la rottura dei 60 dollari, chiamerebbe a mio parere il long con il primo target in area 64. Quindi, riepilogando brevemente, attendiamo per il brevissimo periodo la rottura ribassista dei 56,50 in ottica short. Invece, per lavorare in ottica long, l'attesa in area 52 o la rottura dei 60 dollari. Punto a tutti.